Allora, Nico, allora, oggi secondo me, che me la sono vista tutta rispetto alle ultime, comunque l'Atalanta ha giocato. Poi non ha trovato il gol, gli è mancata un po' di fortuna perché Silvestri ha fatto anche una delle parate più belle dell'anno, secondo me. Sul Sul destro, giro chi di era? Di Toloi. Toloi? Di Toloi. Toloi, sì. Sì. Non so se l'avete vista, raga, ma Silvestri ha fatto No. una parata fuori di testa proprio su un tiro di Toloi alla Del No, Piero, io non tra l'ho l'altro, vista. quindi Personalmente io non l'ho vista. sarebbe stato Sì, un golazzo. c'è stata anche un'altra azione in cui su un tiro di Pasalic c'erano in 5 davanti alla porta più il portiere, quindi anche lì non è entrata. Comunque io sono d'accordo sul fatto che in realtà oggi abbiamo giocato bene. Infatti, cioè, sto guardando un po' anche i voti, pagelle così, sono tutti super positivi, dal 6 e mezzo in su. E non sono d'accordo su quelli che dicono che la partita. Certo. Con una partita così contro Dezoomi un l'Udinese, po', con tutto Manfred. rispetto per l'Udinese, la devi chiudere, soprattutto, cioè la devi vincere, soprattutto perché, cioè, sono tante partite che non stiamo facendo bene. Se l'obiettivo è la Champions, andando avanti così, soprattutto con la vittoria della Lazio, Rischia. vabbè, il Milan ha perso, ok, si rischia. Quindi in realtà, cioè, bene per il gioco. Infatti, io sono d'accordo con Gasperini che dice che in realtà la squadra ha fatto quello che poteva. A parte un paio, secondo me, veramente, cioè, Ederson ha fatto una partita da 7,5 per quanto mi riguarda, cioè è entrato e ha fatto una partita incredibile sia in fase difensiva che in fase poi più offensiva, perché era nel suo ruolo che gli compete, Va cioè bene, poi centrale spiegatemi davanti. come quel sito che neanche nomino, che mi sta facendo perdere un fantacalcio, gli ha messo 6. Però vabbè, faccio finta di niente, neanche lo No, nomino. non è, ma No, con non la sbagliamo gazzetta? niente. Non ha No, sbagliato no, no, niente. No. l'altro, ma facciamo finta di Dopo niente. aver Nicola, Nicola. Sì. paragonato Toloi e Del Piero, lei non ha No, più no, ho alcun detto diritto che di Toloi ha parola. fatto un Ma tiro non possono mai stare nella stessa frase Toloi e Del vero. Piero, Manfred. Cioè, mi dispiace, non te lo concedo. Ma se l'hanno fatto per Insigne, guarda. Per favore. Attenzione. Press? Presidente? Sono stato troppo. Parlato troppo? Non le No, è da interessano le prima che squadre sono da minori, me. Press? Press? Metta qualche musica per farlo svegliare. Forse questa la sveglia. Perché occhio che mercoledì il falco torna a volare. No, non ha funzionato, Manfred. Ho provato, Torre, faccia qualcosa. Lei ma respira. conduce, ma non ha neanche Lasciate, visto la partita. lasciatelo No, io l'ho vista riposare. la partita, io l'ho vista la partita. Infatti volevo chiedere a Nicola. Nicola, possiamo dire che Haaland, il Chi? giocatore vero è questo? Haaland. Holland? Haaland. Non si dice così? Foyland. Sì, in realtà neanche noi a Tarantino lo pronunciamo bene. Ha fatto un meeting mezzo anno in cui lo diceva. Quindi Haaland, Ok, Haaland. facciamo così, dai, tanto. Libertà poetica. Ok. Ti volevo chiedere, si può dire che il vero calciatore è questo e non quello visto per 2 settimane sopravvalutato, che gli atalantini già lo valutavano 50 milioni da vendere in Premier nella prossima sessione estiva di mercato? Ma se hai la memoria così corta da dimenticarti quello strappo che ha fatto sul difensore della Lazio, ok, però Aspetta, aspetta, personalmente. aspetta, ripeti la squadra. Scusa, Nicola. No, adesso non voglio, però Ah, io mi ricordo quello strappo che ha fatto sulla Lazio, perché poi è la cosa che mi ricordo di più, perché ok. Sì, è l'unica l'unica cosa che siamo anche. rimasti a secco. No, beh, ce ne sono stati un paio d'altri, alcuni movimenti che ha fatto. Cioè, è comunque un calciatore che, nonostante sia il tipico calciatore alto, che magari coi piedi non è educatissimo, lui è educato, è veloce. Certo, sta facendo fatica, però sta facendo fatica anche Lukman, quindi. Per me è più un discorso non suo, ma di qualcosa che non sta Ma girando in anche fase perché offensiva. Nicola, sarebbe assurdo se un classe 2003 segnasse ogni partita. Cioè, nel Eh no, senso, infatti, all'età che ha. però secondo me, cioè, il discorso dei 50 milioni è perché adesso i calciatori lo sapete meglio di me, cioè basta veramente poco che aumentino di prezzo in maniera Sì, ma clamorosa. così è Allora, davvero troppo poco.
quello è il Mi problema. dispiace che No, il press vabbè, per dorme carità, è perché capisce di calcio, però raga, secondo me si capisce subito che questo è uno forte. Sì, cioè, sì, sì, è uno forte, vero. No, 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 ma chi sia forte non ci sono dubbi. Ciccione che però... ha un uomo mediocre in avanti se ne accorge. Ecco, ma Ciccione, cioè, anche Ibra quasi farebbe la differenza con fronte Immobile, per dirti. Senti, Torre, tu c'hai Lukaku che prende più i miliardi che Stop che fanno in calcio. Infatti Lukaku fa il panchinaro. Ma poi c'hai, beh, c'hai il Correa che è praticamente uno scarto nostro. Ma scusa, ma scusi, da 30 banane. Mi perdoni, ma Correa non l'ho visto poi in campo da un anno. Poi c'è, beh, poi c'è Zeko che è praticamente una cariatide che tra no, poco gli dà. Ma come una cariatide? Ok, Enrix, posso decidere chi buttare fuori? Hai l'età pensabile. No, scusi, è così, è che posso decidere qualcosa. Ma a proposito, a proposito sopravvalutati, Manfred, e tu critichi il capocannoniere dell'ultimo anno, cioè il capocannoniere in corso. Cioè, sì, si doveva ritirare l'anno scorso, così faceva anche una bella figura. Però, raga, cioè, questo si vede che è forte, dai. È top. No, ma non dico che non dico che non è forte. Attenzione. L'Atalanta è uno solo. L'allenatore. Qual è il problema? Che si chiama Atalanta? No, ah, scusa. No, l'allenatore, ah, l'allenatore no. Perché è il ciclo finito, va bene. No, se vuole assolutamente, ah, no, okay. No, assolutamente no. Il problema dell'Atalanta è uno solo, è che l'allenatore non è riuscito, ovviamente, ma questo penso sia anche un problema di società. L'Atalanta era forte quando aveva Gomez, Ilicic, comunque giocatori che le rendevano per tantissimo tempo. Grazie durante tutta la stagione. Grazie Gasperini. Adesso ha preso dei giovani e i giovani si sa che sono è finito hanno il Gatorade. Un rendimento alto, no, hanno un rendimento alto e basso perché gli manca comunque una componente caratteriale e quella magari te la dovrebbe dare o l'allenatore che è bravo a lavorare con chi non gli rompe le palle, però non è bravo a lavorare con chi magari è forte. Chiaro, chiarissimo. No, non ho capito un cazzo, no. Sinceramente, però non più. Che Gasperini è bravo a lavorare, però se trovi un giocatore forte che gli dice guarda che a me mi devi far giocare così perché io non posso correre per tutta la partita, perché io faccio la differenza e tu ce litighi ogni volta, magari questo è il limite di questo allenatore. Chiaro. Bravissimo, praticamente. Quando è successo lo capivi, perché o non giocavano o andavano via. Cioè è successo con un sacco di calciatori che hanno fatto tre partite, esatto. E poi se ne sono andati, perché si sa che Gasperini è uno così, cioè o gli vai bene oppure non giochi o ti mandano via. Esatto. Io sul discorso dei giovani che non rendono, ovviamente non rendono come Ilicic, cioè come il Papu, ok, però personalmente ci sono un po' di calciatori che sono saliti dalla primavera e che comunque abbiamo preso giovanissimi. Che, cioè, cosa ridi, stanno facendo molto bene. No, ma Nicola diciamo la stessa cosa, cioè lui è bravo con i giovani, eh? Però poi quando gli cominciano a rompere i coglioni si perde. Lei è una cafona, cioè, lei mentre le persone parlano ride. Oh, ma ho letto un commento della chat che mi ha fatto ridere, ma cosa volete? Sì. Vabbè, dai. Questa ride per i commenti che la citano, sei veramente una roba. Ma che volete? Oh, ma sul serio? Cioè, qui c'è chi dorme. Io ho riso. Ma Falco dorme davvero? E quello è il problema. Raga, io una volta ho provato ad avere una telefonata con Giulia. Cos'è successo? No, se vuoi, aspetta. Ce l'hai ancora aperta, Manfred, sei una brutta persona. Ha parlato, credo, 13 o 14 minuti da mamma sola. Mamma mia. Era 14. 14. Stalo con Roiga, oh. No, dovevamo chiarire una cosa importante, non è che stiamo avete litigato? No, però dovevamo parlare di una cosa e quindi io dovevo... spiegare tutto. Cosa è successo? Già fa schifo stare al telefono, tipo se mi chiama mia madre per dire come va, già mi pesa. Per cosa avete litigato, Manfred? 14 minuti. Per cosa avete litigato, Manfred? Ma lei litiga da sola, non era tutto. Ma guarda, Manfred, ma sei proprio una brutta persona. Sei gelosa della fidanzata di Manfred, Giulia? Bellissimo, proprio da straformi i capelli. Per fortuna che dormi. Sì, comunque io tendo a fare i monologhi un pochino, però poi ma no, non ce ne siamo accorti, Giulia, infatti stai continuando e la sai qual è la soluzione, Giulia? Questa. No, dicevo, volevo fare una piccola critica ai compagni di tifo del buon Nicola, perché Carlo, Sonso, ci hanno abituato a presentarsi solo quando si vince. Sì. Ma è una tipicità bergamasca? Ma neanche Carlo c'è? No, neanche Carlo. Ma lei sta simpatico, Carlo, Sonso, dica la verità.
Ma io Sonzo non l'ho mai conosciuto di persona. Carlo in realtà sì. Ma, cioè... ma non l'hai conosciuto perché ultimamente andate male, però appena vince torna che c'è. È scandaloso. No, no, in trasmissione sì, ma di persona no, quindi in trasmissione è difficile un po' giudicare. Invece Carlo sì, devo dire che mi ha... Cioè... No, ma Sonzo non esce di casa proprio quando perde la Talanta, Esce proprio di casa. Oh, sì, aspetta, ti dico come mi ha risposto perché mi ha fatto proprio una cosa telegrafica. Mi sa che ha scritto proprio no. Così aspetta. Lo vado a trovare subito. Intanto sbaglio o il Falco ricorda un noto presidente del consiglio dalla Perego? Allora io gli scrivo oggi presidenti. Sì, stasera post partita a mezzanotte. No, basta. Non mi ha più detto. Ma proprio così. Proprio clamoroso. Senza neanche argomentare, vabbè. Tutto giusto. Comunque ragazzi, a proposito di partecipazioni, io sto pensando una cosa, cioè mercoledì, qualora dovesse andare male al Milan, io vi chiedo seria, non so se... Faccio il brutto gesto, Giulia. No, non faccio brutti gesti. Per favore. Brutto gesto. Vabbè, dai, mamma mia, Giulia. Oh, ma te le devono inghiottire, te le devono servire col cucchiaio in bocca le cose, se no non ci arrivi. Non è possibile. Ci manco le battute anni 80. Cioè, pensare, ragazzi, che sono straintelligente. Cioè, pensare che sei un avvocato. Cioè, tu pensa questa in tribunale, gli fanno una provocazione, una domanda a trabocchette, e questa ci casca in pieno. Cioè, non le affiderei mai nulla. Perché sanno già che sono inutili, capito? Certo. No, vabbè, comunque stavo dicendo, per tornare un attimo, che mi dovete fare una promessa. Che promessa? No, una promessa seria, che ve lo chiedo davvero. Allora, io credo di avere diritto... in quest'anno ha una puntata in cui che la scelgo io, in cui se il Milan va male io sto giù, voi non, cioè non mi prendete sempre in giro, cioè nel senso che io vengo trattata con rispetto come una che comunque ha perso e sta male, e questa partita l'ho già decisa. Sì. Allora, mercoledì se il Milan è eliminato, vietato sfottere Giulia. Ma perché li decorda? Perché sì, perché io sono sempre venuta, e il Milan ha perso tantissimo ultimamente, io sono sempre venuta, sempre abbastanza tranquilla. A me ha convinto. Ma piuttosto non venire, cioè se non ti si può bullizzare non ti presentare. No, ma Giulia, no, ma io vengo, però vorrei, anzi no, vi chiedo di più. Vorrei solidarietà. Esatto, cioè che la puntata fosse un po' impostata comunque nel un pochino darmi una mano, che magari sarò giù. Sì, vabbè, dai, certo. No. Sì, perché giusto. Voi che non potete capire quanto io tengo a questa partita, cioè ho organizzato tutti di tutto e di più, cioè nel questa senso. Questa non è una casa di cura, Giulia. Questa è un'arena. Una cosa. Scusa, possiamo fare un po' in chat su questa cosa? Ma siamo anche degli amici noi, cioè ha chiesto un favore. Ma guarda questo! Ma che è diventato qua? Poi abbiamo un nuovo presentatore che deciderà lui, a me non interessa. Oh, no, quindi io mi appello alla tua puntata, presentatore. Tra l'altro, Manfred, ha fatto il pronostico 5-0, ha perso. Franci, dimmi un po' che ne pensi. Cioè, con quell'immagine dietro penso di già sapere la risposta, però ma sai cosa, cioè nel senso, questa, come diceva Enerix, è un'arena. Il Milan tanto non passa neanche se giocano tre volte e contano tutte le tre per dei gol. Non posso dirti così, perché sennò poi lo show, il content dov'è? Giusto. A proposito di content, Manfred, oggi mi sono dilettato nelle mie storie Instagram con una cosa che secondo me è molto interessante e potrebbe creare dibattito. Io non so se l'hai vista, Manfred. Secondo me sì, assolutamente sì che l'ho vista. Mi hanno chiesto rispetto alle sei un incompetente. Rispetto alle sue minchiate non è neanche dimmi così che non è assurda, la leggiamo. Dici la tua top 11 giocatori sopravvalutati della storia del calcio. 4 dei 3 Victor Valdés in porta, Zanetti, Cannavaro, Piqué, Serginho, Marchisio, Schweinsteiger, Hamsik. No, allora facciamo reparto per reparto. Ok, allora, reparto per reparto. Victor Valdés è giustissimo, adesso, Manfred. Ma sì, ce ne stanno un paio che, voglio dire, se giocavano o non giocavano in quelle squadrone era lo stesso. Victor Valdés è uno di questi. Allora, Zanetti, adesso mi diranno che lo dico solo perché chiaramente secondo questa chat sono anti-interista. Però, ragazzi, cioè, per essere considerato una leggenda del calcio, Zanetti è un giocatore tecnicamente... Esatto, è un campione, perché è un campione, però è un giocatore tecnicamente limitato. Su questa qui posso essere addirittura d'accordo. E allora? Cioè, ma io non sono d'accordo. Ce ne stanno terzini molto meglio di Zanetti. Poi diciamo, Manfred, un attimo. Però adesso definirlo sopravvalutato... Ma Giulia, il senso di sopravvalutato non è che sia scarso.
Assolutamente, è che è raccontato più forte di quanto non sia. Sì, ma no, un'accezione negativa, dire che uno è sopravvalutato. No, 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 io non la do un'accezione negativa. Cioè, no, se io compro una cosa sopravvalutato tatticamente. No, però no, Giulio, non è allora però, italiano, no, un attimo. No, un attimo, Agus, sopravvalutato vuol dire dare più valore a un qualcosa rispetto al valore oggettivo. Ok, però, se una cosa scusami, vale un attimo, Agus, un secondo. È il mio gusto personale. Se una roba vale 10 sì. milioni e io la pago 15, la sto sopravvalutando. Ciò non vuol dire che non abbia un valore altissimo. È italiano. Però voglio capire se è un parametro tecnico o un parametro di carriera. Tecnico. Se è un parametro tecnico, la cosa ci stanno un paio di cazzate su sta formazione. Se è un parametro di carriera, ce ne stanno ancora di più. No, è un parametro tecnico, è un parametro tecnico rispetto a quello che è il valore del giocatore. Però diciamo, allora... però guarda, scusami, se la metti a parte Serginho e Totti e Hazard, gli altri tecnicamente non erano proprio dei fenomeni. Ma pure Serginho tecnicamente non era un fenomeno, Manfred. Al cazzo. Dai, tecnicamente non era un fenomeno. Non l'hai vissuto tanto, dai. Serginho. Era un giocatore dalla grande corsa, ma tecnicamente non era un fenomeno. Tra Zanetti e Serginho c'è stato un abisso. Zanetti ha ma quindi cos'è un giudizio tecnico? Non ho capito, cioè si guarda solo la tecnica. Che... scusa, Serginho ha fatto bene un periodo di tempo molto ristretto. Esatto. Zanetti però ha fatto 15 anni, non ha saltato mai una partita, non era un fenomeno, però ti dava tutto quel rendimento, sempre 6,5, 6,5, 7, tutte le partite. Poi Marchisio viene raccontato come il centrocampista italiano più forte, uno dei più forti centrocampisti italiani dell'ultimo decennio. Per Martino, me, no, giocatore normalissimo. No, Marchisio lo condivido. Tra Ambrosini e Marchisio, io prendo sempre Ambrosini. Sempre. Sì, no, ma faccio poi, parlare ma anche gli altri. Marchisio non era nemmeno titolare. Sì, esatto, è clamoroso questo. Cioè, alcune volte, dai. Appunto. La sua visione è chiara, faccio esprimere anche gli altri. Non so, non so Nicola come la vede. No, io non sono molto d'accordo su alcuni nomi, quindi... Abbiamo la scritta Enedis, quindi... No, vabbè, perché poi... Cioè, ripeto, per me è sopravvalutato ha un termine, cioè un'accezione negativa, quindi cioè, dire che Zanetti è sopravvalutato non sono d'accordo, perché neanche Totti, neanche Cannavaro, vabbè, però c'è parere mio. Ma guarda, su chi sei d'accordo di questi 11? Ma... Forse solo Serginho per quello che dicevate prima. Vabbè, Hazard è stato un po' negli ultimi anni, però cioè, gli altri sinceramente no. Ma pure Hamsik perché sopravvalutato? Hamsik ha fatto veramente una carriera modesta con Napoli, quindi comunque nel senso non è che abbia avuto delle vittorie, però non è, era un buon giocatore, però nessuno mai ha detto è un campione. Minchia, cioè, come magari... lo raccontavano Hamsik quando giocava a Augur, non ti ricordi? No. Mi ricordo, no. Minchia. Secondo me i nomi sono Marchisio, Serginho, secondo me, giusto, e io, Hazard che secondo me Schweinsteiger. No, Schweinsteiger è un po' meno perché Piqué. Comunque qualcosa di importante la no, Enerix, però quali sei dimenticato Piqué. Il nome? Ragazzi, Piqué ha vinto tutto e di più. Cioè. Sì, ma non è. Ma non sto dicendo che chi ha vinto o chi non Piqué, ha vinto. Piqué era forte. Piqué era forte, Agu. No, Piqué era forte. Anche secondo me Piqué era molto forte. Piqué era forte, ragazzi. A me non piaceva. E la sua era è stato uno dei migliori. No, ragazzi, Piqué era forte, impostava, era un bello stop, cioè linea di passaggio. Allora, Milito, posso dire una cosa. Milito è stato grande un anno e mezzo. Questo... No, Manfred. Milito è stato ad alti livelli un anno e mezzo, poi gli altri livelli è stato Genoa, Saragozza. Ma allora anche Inzaghi, Manfred. Inzaghi è stato a livelli alti tutta la carriera. Sì, ma mai a livello di Milito. Ma com'è? Ma che cazzo dici? Ma che Torre? Cazzo dici, ma Torre? Raga, Milito era 300 volte Inzaghi. Vabbè, dai. Sto sentendo. Ma dai, non scherziamo. Devi non sentirmi tanto bene. Ma in che senso? Vogliamo davvero prendere la classifica di marcatore? Allora, se stiamo parlando... Milito ha fatto una stagione. Milito ha fatto una stagione di come Inzaghi le ha fatte tutta la carriera. Sono curioso del parere del press. Inzaghi si è svegliato. Secondo lei, mi hanno fatto questa domanda su Instagram e ho risposto così. Secondo lei ha senso? No, ho appena sentito una cazzata, un attimo che... detto. Praticamente ho sentito Milito 300 volte Inzaghi. Sì. Torre. Io ti perdono solo perché sei piccolino, perché Inzaghi, campione del mondo, due volte vinto la Champions League. Vabbè, ma che squadra ci aveva sotto, dai? Un'altra volta l'ha persa, 3-3.
è stato sempre al top e anche alla Juve. Milito si è fatto 2-3 anni al top, imparagonabile, come al 300 volte meglio di Inzaghi. Si calma, però... Ma tu devi ascoltare quelli più grandi, così apprendi. Ma questo è annonismo, ma è una vergogna. No, perché tu, lui apprende e poi quando parla con quelli della sua età dice mi hanno detto così, perché ha detto una cazzata, cioè non esiste una persona al mondo che ti potrebbe dare ragione. Neanche Milito. Neanche Milito stesso. Neanche Milito. E poi ragazzi, credo che siamo tutti d'accordo su Totti. Devo rispondere a questo, che ti devo dai, su Totti no, siamo Totti, tutti d'accordo. Totti io non sono no. d'accordo. Dai Totti, ragazzi. Dai ragazzi. Aspetta, ma se si valuta tecnicamente Totti è un immobile che ce l'ha fatta. No, tecnicamente, tecnicamente era forte. Torre, guarda, veramente... Poi quel parallelismo tra Totti e Immobile è un Immobile che ce l'ha fatta, è identico a Immobile. Ma che c'entra? Totti, sono due giocatori totalmente diversi. Ma Torre è un imbecille, cioè Torri veramente. Butta fuoco, lei ma Torre non riconosce Pensare da zucchero, dai. Aspetta, una certa ma no, età. Attenzione, parlo tecnicamente. Ma tecnicamente era un fenomeno, Totti. Non viene più Manfred. Un attimo, Nicola, nel senso che una certa età, aspetta, perché quanti anni ho, scusate? 29. Ok, poi Manfred, tu quanti anni pensi che io abbia? Allora, io ne ho 35, io credo che tu sia almeno mio coetaneo. No, ne ho 29, 28. No, cazzo, no, ti ho dato un anno in più. Porca troia, ti ho dato un anno in più. Devo fare i 29, sì. Ah, ok, quindi ci ho preso. Ma è prerogativa di quelli di Bergamo, perché pure Carlo. È vero, è un controllo stress. Io Carlo sono rimasta sola, l'avete detto l'età di Carlo. La mano di Bastos. Enerix, mi fa rivedere la lista? Certo. Allora, Vittorio Bardes sono d'accordo. Zanetti, leggenda. Cannavaro, leggenda. Piqué, leggenda. Serginio, non leggenda. Marchisio, non leggenda. Sarsai, non leggenda. Amsic, non leggenda. Totti, leggenda. Milito, non leggenda. Hazard, non leggenda. Quindi, parte sei d'accordo? In parte sì, però come cazzo fai a dire una cosa del genere di Totti, campione del mondo, che ha fatto una scelta perché lo voleva il Real Madrid. Poi Piqué ha vinto tutto. Zanetti ha vinto tutto, in più è stato nell'Argentina, dai. Ma alcuni sono sbagliatissimi. Ragazzi, secondo voi, oggettivamente, Totti è devastante. Totti tra cent'anni, dai, Totti tra cent'anni verrà ricordato da qualcuno oltre i romanisti? Grazie. Ma per cosa? Per come era forte o perché è rimasto 30 anni a Roma? Ma no, perché è rimasto 30 anni a Roma. Basta! Ma dai, ma anche Crouch ha fatto gol allucinanti. Che cazzo vuol dire, Press? Dai, Totti è un giocatore che non ha vinto un cazzo, perché mi dicono ha vinto un mondiale e l'ha vinto facendo la panchina in finale perché era rotto. Sbagliata. Ho capito, è stata una scelta sua sbagliata che determina la sua carriera, punto. I giocatori si valutano in base anche alla carriera, punto. Se no, Di Natale allora è più forte di Totti, è forte quanto lui. Prima era tecnicamente, adesso è la carriera. No, è un discorso generale, Augu. In generale non sono d'accordo. Ti sbagli alla grande perché ti dico che Totti, nel momento che lui è stato Totti, perciò tra i 10 e i 15 anni, al top, era desiderato da chiunque. Che poi lui abbia fatto una scelta di cuore è un'altra cosa, ma come toccava la palla, come faceva l'assist, come segnava, come faceva il capitano. Scusami Enrix, tu nel 2006 ma se non c'era Totti lo batteva qualcun altro, cioè non è che ragazzi Leo Messi, il più grande giocatore della storia dopo Maradona, gli ha chiesto la foto. Sì, ho capito, ma sta roba del rigore, se non c'era Totti lo batteva qualcun altro, cioè non è che... Scusami, nel 2006 quanti anni avevi, Enrix? 4. Allora, no. Vabbè, ho capito. Che cazzo vuoi? Se tu pensi che vabbè, però che ha fatto lui, ma voi vi rendete conto che Enrix, ma io non ci posso credere che hai quell'età lì. Però, ragazzi, no, ma tu se pensi che comunque te li porti male perché sembri mio padre. Sì, cioè, Enrix, tu sembra che hai 40 anni, davvero? Cioè, sembri mio padre, cazzo. Che devo fare, ragazzi? Io penso che nutriti di sole, fai a vedere alla pelle il sole. Ma guarda, almeno fatta la barba. Perché devo fare la barba?
Ma perché questo bullismo? Siete delle merde. No, ma non è bullismo, perché ma secondo me, guarda che Ene, ti posso dire una cosa, hai pure una base carina, secondo me. Ma che cazzo vuoi, Leonardi? Cioè, nel senso... No, sai che ti voglio bene, siamo una cosa solo, ormai è te. A lui non interessa la figa. Giulia, questa cosa non se la merita, perché lui, quando perderà il Milan contro il Tottenham, lui sarà contro di te. Ma io non devo, ma guarda, ovviamente. Ma io da Ene... Noi dobbiamo continuare ad attaccarlo. Ma io da Ene... Che cosa sta l'X2 del Milan? Sai che non ho idea? Perché mi sta stuzzicando l'idea di metterci 10k. Ah! Presidente, un attimo, cioè, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché se va bene immagino delle belle sub, se no se invece il contrario, una nuova quindi... community di tifosi, Falco, a cui meglio regalare 3000 sub. Allora, rispondo a questo rincoglionito in chat, ok? Non cascate nella, in assoluto, con i napoletani non ho perso nulla. Secondo, io sono cresciuto a Roma, ok, da una famiglia milanista con romani ovunque, e ho sempre avuto questa battaglia contro Totti, perché secondo me non è neanche lontanamente paragonabile ai giocatori che hanno giocato nel Milan. Romanisti, non romani. Romanisti. Io vado a vedere la quota. Sì, poi ce la dico. Vabbè, Augusto, voi vedete la Lazio, siete in 10.000. Un paragone di uno a cui secondo lei è imparagonabile e invece è stato paragonato Totti. Ce l'hai con me? Per me Baggio, per esempio, è 10.000 volte Totti. Non esiste il paragone. Ma perché non esiste il paragone? Perché ha vinto di più? Hai preso l'unico che è un pochino più forte, forse. Ma Del poi... Piero per me è più forte. Di Natale e Totti per me sono lì come livello, Per me Del Piero è stato più decisivo, appunto, in carriera. No, però... Del Piero aveva una testa diversa, secondo me. Ecco. Chiaro, giusto. Questo è. Ma Di Natale e Totti stanno lì, ragazzi. Io devo vincere oggi. È un'altra cosa. Cioè, io però... ho sentito dire che Totti è tra i trequartisti più forti della storia. Zidane, a parte che è una seconda punta, non è un trequartista. Sì, vabbè, ha fatto il riferimento alto, giocava quasi da fermo poi negli ultimi 10 anni di carriera, quindi per me Totti, per esempio, Totti non è neanche tra i primi 20, 30, 40 giocatori della storia. Nel 2006 Totti con una gamba rotta era titolare, Del Piero era il panchinaro. Sì, quindi, intanto la finale chi l'ha vinta? Già questo ti dovrebbe fare. No, la finale l'ha iniziata Totti e l'ha finita Del Piero. Questo vuol dire. Al mondiale è stato più decisivo Cannavaro di Totti. Il mondiale vinto da Totti nel 2006 l'ha deciso Cannavaro e non Vabbè, Totti. Ma il mondiale c'entra poco, però. È un dato oggettivo. In quell'anticipo là, Cannavaro, Totti gli prende la palla, gli dice spostati che devo lanciare io Gilardino, e gli fa un lancio al 120esimo. Che te lo ogni a Gilardino, che poi eravamo già 1-0. Eravamo già 1-0. Secondo me è una delle live in cui sono state dette più stronzate. Sì. tipo CDK è forte. Quella le dico tutte le live, quindi non vedo perché debba fare differenza rispetto alle altre. Allora, facciamo così, facciamo un pool in chat, deciso chiaramente dal presentatore Torre. Se fare gli ultimi minuti Reddit oppure farci... Ma non abbiamo ancora mezz'ora? Sì. Se farci Reddit oppure farci pronostici, oppure ci facciamo proprio tutte e due. Ma mi sa che ci facciamo tutte e due. Facciamo tutte e due, tanto mezz'ora. Facciamo chiudere. Vai, tranquillo. Facciamo dire... Pensavo dicessi mi dispiace, mi mancherai un sacco, vai, buttata là. Basta che domani non mi chiami 14 minuti. Allora facciamo dire a Nicola. Ciao Giulia. Notte Giulia. Facciamo chiudere a Nicola col top e flop della Taranta. Allora, top sicuramente Ederson, che ha fatto la partita migliore dell'anno. E invito quella pagina là, quel sito là di cui non faccio nomi, a farti notare che gli hanno messo 6, però andiamo avanti. Meno male che noi facciamo mise. Prego. No, non ha sbagliato un colpo. Scusami Nicola, tu vai avanti Nicola, non flop, ti preoccupare. Flop, che poi non lo considererai un flop, ma diciamo una partita un po' più brillante. Mele ha sbagliato tanto, anche se nel secondo tempo ha giocato un po' meglio. E oggi Højlund purtroppo non benissimo. Non credo ci sia nessun altro che ha visto la partita. E... No, io l'ho visto. Prego Manfred. Se vuoi ti ridico anche quelli dell'Udinese. Allora, nell'Udinese ha giocato benissimo Udogi. I due esterni. Ed è Bosele, confermo, ma anche Sacces finché c'è stato. Sacces. Sì.
Sì, peggiori non credo ce ne siano stati forse Lovric. Nell'Atalanta ha giocato benissimo la difesa, soprattutto Toloi. Ha giocato bene, sì, Ederson, sono d'accordo. E male l'attacco, male Hojlund, male Boga, anche Muriel quando è entrato, irriconoscibile. Però la partita stava dicendo Toloi, eh. Poi sì, ah, Silvestri, mi sono scordato, migliore in campo. Cazzo, Silvestri ha fatto una delle parate più belle dell'anno. Questo è il mio parere, ma sicuramente l'ha vista anche Thor, eh. No, no, io l'ho visto e mi ha fatto anche perdere 300 euro, quindi... Ma questa ma cosa mi conforta. Ma lei, ha 17 anni. Ma poi no, 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 perché, ma perché l'hai ricordato, Manfred? Siamo segnalabili. Eccola là, finito l'OCV Sport. No, no, io non ho giocato io, non ho giocato io. Finito l'OCV Sport, verremo denunciati.